Ehi la ciurma, io sono Mazzitessa e ben ritrovati qui su Expeditions Baking. Tutto a posto? L'OBS mi lancia i segnali rossi. No, ok, tutto a posto adesso. Ci siamo accampati qua e abbiamo scoperto un po' di robe qua nei dintorni. Diciamo che possiamo anche rallentare un po' il nostro viaggio per prendere 13 di legno e 13 di legno. Vada. Ah, c'è un campo occupato, sarà ottimale tirarli tutti giù appena dopo. E se ci occupate di scoprire di più sulla famiglia di... Ah, ce n'è due. Su famiglia di Ketil. Raggiungi l'area sulla costa descritta dal fabbro Udrost. Ok, dopo un po' di ore a cercare informazioni dai locali sconfortati, trovi finalmente una casa isolata. Ah, ma mi sa che sono tutti morti, possibile? Sono solo io e Ketil. Non mi piacciono tanto i suoni che sento, eh. Cioè, c'è una musica molto cupa. C'è gente, c'è un uomo vecchio. Sembra che la tua casa sia stata tirata giù da un uragano, ricostruita, tirata giù ancora, ricostruita ancora. Con meno cura. Si sente quando gli stai praticamente respirando addosso. Si gira, salta e si mette con la schiena contro il muro, scioccato. Alto inferno in un cesto, cosa ora? Hotel in a hand basket, che affermazione sta? Vivi qui? Sì. Hai un figlio e una figlia? Cosa? I tuoi figli sono stati presi da uomini del nord? Stai cercando mia sorella, Gormlight. Lei viveva qui un tempo con il suo marito Lachlan. Era tutto pacifico all'epoca, prima che la tua razza venisse qui. Cosa è successo? Un attacco. Non ho mai visto l'uomo che lo ha fatto, solo l'orrore che hanno lasciato dietro. La casa è stata bruciata al suolo, la mia povera sorella stuprata e sgozzata. Suo marito smembrato come... Singhiozza forte e smette di parlare. Loro avevano figli? Sì, una figlia e un figlio. Starlight e il piccolo Catal. Non sapremo mai nulla di loro. Prende un pezzo di lana dalla sua tasca e si asciuga le lacrime e il sudore dal retto del collo. Uff. Saranno... Probabilmente 22 anni quest'estate. Quando avevo 5 anni. Dimmi, cosa si tratta? Che ti riguarda gli occhi dell'uomo? Penso di essere Catal, il vostro nipote. Tu? Impossibile. Qui si avvicina a Ketil. L'età è giusta, i capelli, gli occhi. Scuote la testa. No, 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 impossibile. Ketil prende sotto la sua camicia e tira fuori lentamente il medaglione che ha intorno al collo. Oddio, oh mio Dio. Tua madre e tuo padre sono seppelliti qua, dietro la casa. Vieni. Seguimi. L'uomo si avvicina alla tomba e poi si allontana. Inciso sopra c'è un simbolo che riconosci, il simbolo sul medaglione di Sefa.
Katie si avvicina alla tomba, si avvicina là e rimane lunghissimo a osservare le tombe. Si avvicina. Gli uomini su queste pietre non significano niente per me. Mi ricordo di Sefa benissimo, la sua faccia, la sua voce. Ma non mi resta più niente dei miei genitori. Ma ora sai chi sei? Sei Cathal MacLachlan. Questo era il nome di un bambino di 5 anni che è stato preso dalla sua casa per non vederla mai più. Il mio nome è ora Ketil. Ma non col Bjarnason. Possa quel figlio di una buona donna marcire in Helheimr. Quindi Ketil MacLachlan? Ketil MacLachlan. Bene. Con un improvviso colpo si strappa il medaglione, toglie il laccio e lo poggia sopra la tomba della sua madre. Poggia la sua mano per un momento sulla pietra, poi si alza e guarda l'orizzonte. D'accordo, sono a posto. Andiamocene da qui. Sei sicuro? Ho avuto le risposte per cui sono venuto. Risposte per delle vecchie, vecchie domande. Mi sento come forse le cose hanno un po' più senso adesso. Grazie per essere venuto qui con me. Saccheggiamo questo povero vecchio. Cosa è successo alla tua sorella? È stata uccisa 2 anni dopo che siamo stati catturati. Mi spiace, Gormlaith e Lachlan erano delle buone persone. Non si sono meritati questo. Pensavo che i loro figli fossero morti, ma non è così. Mi spiace, Katie, non abbiamo scoperto molto di più. Abbiamo trovato un suo zio. Vero che è uno che non conosce per niente, per cui non so, ma nulla. Boh, allora andiamo su verso quell'altro obiettivo là, che dovrebbe essersi proprio qua. Allora, andiamo prima a picchiare questi accampamenti. Ah, aspetta! Hanno finito di costruire fully upgraded folk mode. E quindi mi darà un sacco di valuable. 6 power e 100 valuable. Vorrei aumentare un po' la prosperity. Questo costerebbe quanto? No, non volevo. Ah, e vabbè, niente. Ho miscliccato, non ho letto. Ho premuto OK al posto che cancella. Niente. È aumentato il potere del clan. Ottimo. Non abbiamo più molto. No, beh, sì, no, abbiamo un po' di tempo. Entriamo qua. Prendiamo i soliti. Liberiamo tutto. E poi ci vediamo più tardi. Direi che si può fare, no? Che dite?
Apra fuoco. Una volta riprendo a registrare perché non so che cosa possa succedere. Allora, Aedis porta un barile di sidro, comunque di cose da bere. Qualcuno vuole bere? La migliore idea che ho sentito di tutta la settimana. Cosa ne pensi, Mercedes? Facciamo una festa. Direi io. Ma sì, dai, facciamo. Sì. Sperando che Asleifra sia più felice. Hai perso 6 di carne, vabbè, non è un problema. Ok, mangiamo un po' di più. Beviamo, sono tutti contenti, dormono sereni. Ok, ma c'è qualcuno più felice? Non ho capito. Speriamo. Ah no, sono tutti in hangover. Ah, ma tutti hanno guadagnato morale. Ok. Anche coso, anche Slayer. Sì, ok, è solo a pelle da adesso, non è più apparente, leale. Leale 10, 3, 6, 3, 2, 3, 3. Ok. Direi che non li portiamo a combattere. Andiamo qui a. Ah, c'è un viaggiatore morto. Ci sono dei corvi. Ok, ci sono i suoi fluidi sparsi dappertutto intorno al corpo. Era probabilmente un mercante, da quello che vedi che rimane. I tessuti erano una volta di buona qualità. C'è un carretto rotto che è stato derubato di tutto. Non trovo nulla di utile. Riprende a viaggiare. Ok, allora entriamo. A me si fa vedere la faccina. Ah no, la faccina è per l'hangover. Ok, prendiamo magari quelli non messi troppo male. Ah, sono quelli che avevo prima che sono messi male. Allora prendiamo Aife al posto di coso. Allora, healer, warrior. E non vorrei due hunter, però. Prendiamo Morkant, che è un clerico, ma non. No. Prendiamo anche Svein. Dai, sperando che non ci sia da combattere, più che altro. E poi magari ce la caviamo ugualmente, però, insomma, il top di gamma ce li siamo tutti giocati. A trincare This di curse makes the brutto. hairs stand on the back of my neck. Do you get that too? Non proprio, no. Allora, dobbiamo scoprire informazioni sul druido. Allora, c'è della roba qua intorno. Non credo che sia un'area abbastanza piccolina questa. Qui c'è gente là. C'è un cairn. Tadà! I tuoi genitori non te lo consentiranno mai. Comunque ci sono dei bambini che guardano le conchiglie. Fine della mappa. Ok, dobbiamo parlare con questa immagino, con Bega Ingen Druidan. Druyayain. Allora, c'è una donna vecchia. Ha un portamento regale comunque, nonostante tutto. Appena entri nel cerchio di legni. Sta spiegando a una coppia come concepire i bambini, ma appena ti avvicini tutti gli occhi si puntano su di te. Mi ingannano i miei occhi? Aife o Kite? Ah, ok, riconosce Aife. Sì, i tuoi occhi sono in buone condizioni. Ha fatto bene a portare lei allora. È un così grande onore, principessa. La mia famiglia è sempre stata.
sono stati no, dei vassalli, sudditi fedeli di Kite. Cosa fai in compagnia di questi vichinghi? Questo è Mazzetes di Skjern. Ha alcune domande? Dei vichinghi che fanno compagnia alla figlia di Niall McBrienine, nonostante tutte le incursioni della vostra specie. Direi da due. Nonostante le nostre qualità nel saccheggio, oggi siamo qui in modo pacifico. Sono sollevato dal sentirlo. Come posso aiutarvi? Sto cercando per il vostro druido. Vorremmo avere un'udienza con lui. Il nostro druido? Se solo ne avessimo uno. Magari la nostra fede sarebbe un po' più forte. Ora ci stanno. Certo, sono tempi difficili per la nostra fede in questi giorni, questi ultimi anni. Ci abbiamo detto che conosci dove dovrebbe trovarsi l'ultimo druido. Non conosci l'uomo di cui parliamo? No, mi spiace, non penso che posso essere di alcun aiuto. Ah, ok, sta mentendo. Ma tra l'altro Caustantin non è che ci sta sfruttando, in realtà vuole ucciderli tutti, vuole uccidere il loro druido. Sto pensando, non è che ci sta dicendo, beh, no, dai, voglio essere pacifico con tutti, ma poi in realtà, una volta che scopre dov'è, lo fa fuori. Speriamo di no. In questo momento comunque non possiamo fare nulla per tirarci fuori dalla questione. Farei diplomazia 3. Sarebbe un grande onore per noi di parlare con quell'uomo. La vostra fede può essere moribonda qui, ma nelle nostre terre i vecchi dei regnano ancora. Ti scruta per un po'. È chiaro che devi avere rispetto per il vecchio druido. Ed è vero che condividete molte cose con la nostra fede. Vogliamo solo pagare i nostri rispetti al druido, come il grande leader della vostra fede tradizionale, o quello che è più collegato alla nostra. Parli bene per voi, te lo garantisco. Molto bene, tanto che vi aiuterò. Non so dove sia, o se è quello che lui vuole, ma posso solo sperare e pregare che non gli diate fastidio. Non ho mai incontrato il druido, ma mia nonna mi ha detto che ci ha lasciato per proteggerlo. Trova rifugio negli alti piani, molto lontano dai pericoli della società e della politica. Penso che ti verrà difficile convincerlo a lasciare il suo esilio autoimposto, ma ti auguro una buona fortuna. Ok, che dobbiamo andarcene di qua. Allora, vediamo un po'. Temo tra l'altro che dovremo accamparci. Speriamo di non doverci accampare in quello là che. Dove che ci manda? Ah, ci manda qua. Ci sarà qualche posto dove accamparci? Speriamo, non sono più in hangover, ma questo è occupato. Questo no. Direi che converrebbe andare su questo occupato, ma visto che si è fatto abbastanza tardi, ne parleremo nel prossimo episodio. Io vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Io vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.